Dopo 7 tentativi andati a vuoto, il San Nicolò torna a riassaporare il gusto dolce della vittoria. La Befana porta in dono il derby contro l'Avezzano, la squadra di Massimo Epifani, a cui basta lo squillo nel primo tempo di Merlonghi per avere ragione dei biancoverdi. Epifani schiera subito l'ultimo arrivato Andrea Cerqueti, Brighi e Terrenzio coppia centrale di difesa, Bucchi terminale offensivo con tre uomini alle spalle. Stesso schieramento di Lucarelli, con Moro che agisce davanti a Pollino, Bisegna e De Santis, a centrocampo Sassarini e Censori sono i frangiflutti. L'Avezzano ha il controllo del gioco, almeno all'inizio, e lascia al San Nicolò la possibilità di ripartire. E infatti le azioni più pericolose sono della squadra proprio di Epifani, che prova con Donatangelo dopo 7 giri di lancette, pallone però alto. Molto più pericolosa l'occasione del minuto 11, quando Davino deve ricorrere a tutti i suoi riflessi per disinnescare il colpo di testa di Bucchi, prima che Felli allontani il secondo tentativo di Diegidio sulla ribattuta dell'estremo difensore biancoverde. Il gol dei padroni di casa arriva a metà frazione. Merlonghi, fino a quel momento in ombra, sulla sinistra rompe il raddoppio di De Santis in marcatura con Felli, entra in area di rigore e scarica il destro, imparabile sotto la traversa, nulla da fare per Davino. San Nicolò che fiuta il momento positivo e con Maurizio Chiacchiarelli prova a calare il bis, destro violento ma impreciso. Marzicani che a 9 dall'intervallo ci provano da piazzato con lo specialista Bisegna, parabola perfetta se non fosse per Calore che ci mette la mano allontanando la minaccia. Meno emozioni nella ripresa, l'Avezzano prova a premere sull'acceleratore alla ricerca del pareggio ma trova raramente la strada giusta. Si passa spesso e volentieri dal sinistro di Bisegna che al 52esimo lascia partire una sassata tremenda che impegna Calore alla deviazione in corner. Lucarelli gioca le carte di Genova e di Curzio per De Santis e Ndiaye, ma gli spazi sono intasati, anche se il San Nicolò fa fatica a ripartire quando ne ha le possibilità. Epifani toglie Degidio per Massetti e successivamente uno stanco Chiacchiarelli per Moretti, ma nonostante i 4 minuti di recupero non succede più nulla. Il San Nicolò sfata l'incubo di quel primo novembre, 5-1 al Fano, che rappresentava l'ultima affermazione in campionato. L'Avezzano invece si recca le ferite e ora subito la sfida contro la capolista San Benedettese. Abbiamo lavorato durante le feste pensando a questa partita perché dobbiamo tornare alla vittoria, perché a livello mentale iniziava a pesare il fatto di non vincere più. Oggi abbiamo fatto facendo un grande primo tempo, secondo me il secondo tempo abbiamo difeso con grande determinazione, con grande voglia di portare a casa il risultato. Abbiamo concesso forse il tiro solo a Bisegna da lontano, e la squadra ha voluto portare a casa, forse il rammarico è che siamo ripartiti un po' poco il secondo tempo, lo dovevamo fare un po' meglio, però alla fine mi porta a casa questa vittoria importante, perché ripartire con la vittoria credo che sia di vitale importanza per noi. Derby oggi, derby domenica, si va all'Angelini, oggi il Chieti ha battuto l'Agnonese, insomma che partita sarà? Partita difficile come quella di oggi, il Chieti è una squadra forte, poi giocare dopo 3 giorni è un'incognita, quindi ce la prepareremo bene e cercheremo di far bene anche a Chieti. Le nostre partite sono caratterizzate spesso da episodi individuali o addirittura doppi come oggi, e anche oggi c'è stato questo errore evidente di indecisione nel raddoppio, come non si fa, perché non si fa, un errore veramente grave che abbiamo commesso in quella zona di campo. Abbiamo concesso la possibilità a un giocatore come Merlonghi, calcia bene, di entrare subito in area e di concludere in maniera indisturbata dopo aver saltato 2 avversari. San Nicolò si è difeso tantissimo, molto bene, lanciava lungo, ripartiva subito ad allontanare la palla e noi abbiamo provato in tutti i modi, provando a mettere anche un altro attaccante, cercando di trovare lo spiraglio giusto, ma oggettivamente non è mai arrivato da vicino alla porta. Però dovevamo cercare di provarci, tenere il gioco, di non rischiare nulla, non abbiamo rischiato praticamente nulla e abbiamo fatto secondo me un buon secondo tempo. Senta, la possibilità di rilanciarsi c'è, e che possibilità contro la capolista? Ma noi la capolista, la seconda in classifica, noi ce le giochiamo tutte così, poi se indoviniamo e non facciamo gli errori di cui parlavamo prima possiamo tranquillamente fare bene contro tutti e vincere contro tutti.